a tutti, siamo tornate dopo non so quanto tempo, però un bel po' mi sembra, con il nostro podcast a parlare. Questa volta parleremo di, non di libri, è la prima volta mi pare che non, da quando abbiamo iniziato il podcast che non parliamo di libri, ma siccome già nella prima puntata, che vi invito a recuperarvi se non l'avete ascoltata più che guardata ovviamente, abbiamo spiegato che i nostri interessi sono vari, alias non abbiamo molto tempo, abbiamo fin troppo tempo da spendere oppure non lo abbiamo ma ce ne Esatto. freghiamo. Insomma, praticamente tra i nostri interessi c'è anche il cinema e quindi oggi, così passo subito in quarta, lo dico, parleremo di film. Ovviamente non parleremo dei nostri film preferiti in realtà, anche se questa è un'idea, magari in futuro si può fare. Sì, è un'altra puntata, diciamo. Sarà Sì, il un'altra puntata. dramma sarà sceglierne uno solo, perché uno solo è difficile. Invece abbiamo deciso di parlare di film che abbiamo visto o rivisto di recente, insomma, co consigli da quarantena. Siamo entrati in fase 2. Non siamo più così tanto spaventati, però dobbiamo essere sempre prudenti. Questo lo dico, non sono nessuno per dirlo, però penso che l'hanno detto persone ben più capaci ed educate Certo, all'argomento. sì, noi seguiamo, esatto, seguiamo comunque le norme e quindi appunto può sempre essere, possono essere sempre utili i consigli cinematografici, diciamo, ancora. Sì, ma poi cioè, diciamolo che anche se riaprono non è che ogni giorno si starà in giro, le lauree, peraltro io lo so personalmente, e gli esami saranno telematici, quindi lo sono ancora anche le lezioni, quindi un po' più di tempo di noia c'è. Quindi senza ulteriori indugi io direi che faccio parlare Vale perché ho deciso così, lei è vittima della mia autorità. Della sua dittatura, io sono vittima della sua dittatura, per favore firmate la petizione in descrizione per salvare Vale Sì, mi dalla ricorda un po' quelle dittatura. petizioni salvate il koala, ecco, Vale è il nostro koala. Non una specie di Esatto. No, Ok. allora prego, ci delizi, ci dica molto volontariamente, Sì, sottolineiamo. non sono sotto costrizione in nessun modo, no, sto scherzando. E, niente, allora io ho deciso, cioè, di parlare di un film che ho visto ultimamente, anche se è uscito in realtà nel 2019, vabbè, neanche tanto tempo fa. Io sono famosa per recuperarmi le cose dopo anni che escono. Per esempio, io ho finito Il Trono di Spade durante la quarantena. Scusate, ragazzi, ma purtroppo. Per vari motivi, insomma, che non sto qua a dire. E, cioè, io fondamentalmente sono lenta, okay? A recuperare le cose. E allora, praticamente, un aneddoto che spero faccia ridere per ogni cosa, non so per quale motivo, è che prima cosa, il film in questione è Tolkien, del 2019, appunto. Io Tolkien, come scrittore o comunque le sue opere, le ho conosciute abbastanza avanzata. Io non sono una di quelle che si era vista Il Signore degli Anelli al cinema quando era uscito, che si era letto il libro o magari quando è uscito il film. Beh, ma anche perché il libro, cioè, non è che è l'opuscoletto, ci vuole il suo tempo. Sì, infatti mi ricordo che ero già abbastanza grande, ci misi comunque molto tempo a leggerlo. I film del Signore degli Anelli li ho visti che ero già, potevo andare a scuola superiore, quindi veramente era passato molto tempo da quando erano usciti, però comunque famo a prima vista anche in quel caso, insomma io la prima volta che li ho visti poi li ho adorati subito i film e poi sono passata ai libri fondamentalmente, quindi diciamo che il personaggio in sé non è che fosse un personaggio di quelli che tu dici, oddio, conosco da sempre, so tutte le cose nei minimi dettagli, no? Cioè, ho una conoscenza anche adesso superficiale. Insomma, non so tu che rapporto No, allora io in hai. realtà, poi ti faccio andare avanti, giuro. Sì. Semplicemente devo dire banalmente che
prima di fare l'università avevo un attimino questo pregiudizio, non su Tolkien, ma sul fantasy, come genere un attimino inferiore ad altri, che è una cosa sbagliata, a parte che qualsiasi genere può diventare un genere mediocre o un genere illustre a seconda di come viene trattato. Cioè, esistono gialli meravigliosi di Agatha Christie, esistono anche gialli un po' scritti così, a caso. Quindi Certo, sì. questo è un discorso, però invece sarà anche dovuto al fatto che i film non li ho mai potuti vedere tutti bene perché in TV con tutte quelle pubblicità puoi morire. Sì, è deleterio il Signore degli Anelli in televisione. Sì, il streaming, cioè sinceramente non mi va. Anche perché un film così non me lo vedo da PC, cioè ci sarebbe una bella. Insomma, non ho avuto moltissime occasioni. Per quanto riguarda lui, all'università invece mi è stato fatto valutare di più rivalutare la sua persona da un punto di vista linguistico soprattutto. Perché, come naturalmente saprai, perché è una cosa che sanno tutti, anche chi magari il Signore degli Anelli lo detesta, che non è il mio caso, anzi. Però, nel senso, anche se da piccola detestavo Gollum, mi faceva paura, parentesi. Ma penso un po' a tutti, io penso di non averlo mai visto in età abbastanza piccola proprio perché mi faceva paura Gollum, penso di avere questa teoria No, mio comunque. fratello se lo vedeva sempre, ma io ho visto solo praticamente pochissime scene per questo motivo. Ricordo ancora la scena in cui c'è Bilbo. Penso fosse Bilbo Baggins, che all'improvviso diventa tipo di faccia tipo indemoniata e cerca di afferrare l'anello che ha al collo di Frodo. Sì. La cosa è inquietantissima, ma anche molto, molto bella, nel senso una scena strutturata bene. Però, insomma, all'università è stato il mio professore di letteratura latina, appassionatissimo di Tolkien e anche della fantascienza in generale. Che praticamente ci spiegò che Tolkien era stato in grado di creare delle lingue nuove, proprio per attribuite alle varie civiltà che costruiva, quindi c'è un lavoro, cioè. Infatti, diciamo che la prima cosa che io ho imparato approcciandomi al mondo di Tolkien quando ho visto i film e poi letto i libri è stato proprio informarmi, ma ovviamente a livello superficiale, non come te, magari che ne avete anche parlato a lezione, insomma, così, informarmi sul fatto che appunto lui avesse inventato non dico da zero, perché comunque tu saprai spiegare che aveva delle basi letterarie di varie lingue antiche, Sì, giusto? però in realtà la questione naturalmente noi la ponevamo da altri punti di vista solo e unicamente perché non è che potevamo andare a leggerci, non essendo in programma di latino ovviamente, Sì. la saga, però il fatto di inventare una lingua dice molto su quanto la lingua sia identificativa di un popolo, cioè lui, il suo primo pensiero quando creava una stirpe era come parlano questi, cioè a livello linguistico è un bel No, no, è molto passo in avanti. concordo con ed è estremamente vero e se ci si ferma a riflettere su questo, infatti è molto importante, Sì, quindi che sì. poi lo dico non è che sia una riflessione mia, che quindi magari è arrivata la ragazzina nerd, è una riflessione di cui si fanno teorie a livello universitario, quindi evidentemente un valore c'è, il che mi fa riallacciare al mio pregiudizio sul fantasy, una grandissima stupidaggine, ma vabbè, ero piccolissima in mia difesa. Il fantasy lo associamo a una cosa così un attimino più infantile, in realtà non è così. Poi dipende, per esempio, io adesso mi farò odiare da mezzo mondo, ma io, pur non avendo letto nessuna delle due saghe, quando la gente paragona il Signore degli Anelli e Harry Potter, un attimino il naso, Si torce. sì, per una questione che sicuramente la Rowling è una bravissima autrice, però non c'è quel lavoro di fino allo stesso modo. Non ha creato sicuramente un universo, ok? Però
non è così curato nei dettagli come quello di Tolkien, anche perché non era nelle sue intenzioni creare un universo del genere, perché la Rowling si è subito indirizzata verso i ragazzi, mentre No, Tolkien non voleva fare delle opere per ragazzi, almeno. no, assolutamente. Ma infatti, allora, guarda, in realtà il film ne parla piuttosto, cioè, secondo me il film ne parla piuttosto bene di questa cosa che tu hai detto, però ecco, una cosa che mi ha fatto molto ridere di tutto questo è stato che io, da ignorante in qualsivoglia lingua esistente, dalle lingue morte alle lingue vive, io il suo nome lo sento pronunciato all'italiana Tolkien, no? E Sì, invece nel... non si pronuncia così, lo so. E invece nel film c'è la pronuncia quella giusta, che è Tolkien, che io non avevo minimamente idea. Infatti io ho detto, ma quindi? Cioè, io ho vissuto nella menzogna tutto questo tempo. Mi ricorda quando ho scoperto che Cartesio si chiamava René Descartes. Io proprio, questa è stata una cosa tipo no. Sì, io sono rimasta sconvolta perché non avevo mai, io continuerò a chiamarlo il Maccheronico perché ormai... Il mio cervello l'ha imparato così. Comunque sì, questa cosa che dici tu, che hai detto tu prima della questione del tutto lo studio che c'è stato dietro, diciamo, i suoi testi, secondo me nel film si vede molto bene, perché io guardando, prima una cosa importante è che non è un film che racconta tutta la sua vita, cioè sì, è un biopic, perché è un biopic. Però parla solo della, diciamo, della prima metà della sua vita, anche perché lui ha vissuto piuttosto a lungo. E una delle parti più importanti è proprio quella in cui lui studia e scrive, inizia a lavorare a queste opere, no? Sulla lingua, eccetera. E si vede che praticamente fin da giovanissimo lui si interessava al linguaggio. E poi Sì, ma appunto si... lui prima di essere uno scrittore è un filologo, quindi è un linguista. Sì, e Quindi. infatti la cosa bella è che si vede che lui fin da proprio bambinetto si interessava a questa cosa, ecco. Il film comunque, no, a livello tecnico, no, così giusto per dire, non ha un andamento lineare, ma è composto da vari flashback che poi dopo si uniscono tutti diciamo, alla parte finale del film. Che Quindi forse diciamo che... serve a evitare l'effetto lista della spesa, sì, della serie nasce, poi bravissima. fa questo, poi fa quello e tutto. Esattamente, secondo me è stato fatto bene da questo punto di vista perché spezza quella che potrebbe essere un'eventuale monotonia di un biopic, perché delle volte capita che biopic siano noiosi, alcuni. A me è capitato di vederne soprattutto su vari personaggi storici, che come dici tu succede una cosa, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, soprattutto se sai già la storia di quel personaggio ti risulta un po' pesante, invece secondo me con questo andamento è andato piuttosto... Ma piuttosto bene, anche perché comunque il film è lunghetto, lo alleggerisce un po'. E ci sono tre maxi temi in tutti questi flashback che noi vediamo. Il primo, che secondo me è, ma perché sono io una cinica di merda, fondamentalmente, è quello dell'amore. Comunque lui si è sposato e diciamo, ha vissuto con sua moglie, che noi vediamo più o meno dall'inizio del film, che appunto è una ragazza, poi cresce e invecchierà con lui. Non c'è tanto da dire, perché comunque in realtà la storia d'amore che fanno vedere tra loro due è abbastanza banale e normale, ma penso che ci stia, perché alla fine è il racconto di una storia vera, per quanto romanzata. Quindi cioè, sì, i due si incontrano, si innamorano, si sposano. Cioè, poi sì, ovviamente essendoci la guerra di mezzo, magari ci sono alcuni problemi di quel genere, però... Certo. No, no, non è una cosa particolarmente, diciamo, tutta sta, almeno già a me interessava poco di mio come tema, come argomento, però sì, una cosa normale. Il secondo tema, infatti, è quello della guerra che ti dicevo prima, che già ho apprezzato di più perché è, come saprai, ovviamente è la prima guerra mondiale, che tra Certo, certo. l'altro è uno dei miei argomenti preferiti di storia contemporanea, che ho studiato, insomma. La volevi rivivere anche tu? Ah, quella era la No, seconda, però. comunque non così tanto. Volevo dire così, ogni tanto la cinto questa cosa che mi fa ridere.
Sì, è solo citazione solo per conti questa, eh. mamma mia. E quindi no, sì, mi è piaciuto perché alla fine, dai, era stata, secondo me è stata ricostruita abbastanza bene, cioè no, è stata ricostruita bene e soprattutto è lì che si vede, nel, tipo, durante gli scontri, questi personaggi fumosi, perché sono fatti col fumo, tipo, cioè un computer grafico ovviamente, fatti col fumo, che sarebbero poi quelli che diventeranno i suoi personaggi. E avevo letto, questo è interessante, che siccome la casa di produzione di questo film non è la stessa che ha prodotto Il Signore degli Anelli, Certo. loro non potevano utilizzare le stesse forme perché avevano i diritti, cioè non avevano i diritti, cioè ce l'aveva l'altra casa di produzione, e quindi hanno creato queste forme un po' generiche di personaggi, no? Quelli che potevano essere i Nazgûl, eccetera. Quindi dai. Alla fine sì, si capiva che erano queste sue creazioni che lui aveva iniziato a pensare, però senza spiattellartelo proprio in faccia perché non potevano, quindi E questo mi ha poi fatto un po' questa ridere. cosa dei Nazgûl, non so come si pronunci, ti dico la verità, praticamente mi fa pensare al fatto, per fare capire l'importanza che ha Tolkien nell'immaginario collettivo, che i Led Zeppelin li citano nella canzone The Battle of Evermore. Quindi, cioè, non è che parliamo della garage band così un poco sfigatella. E per cui, nel senso, e poi è una parola che ha inventato lui questa, quindi è un'altra parola unica di Tolkien, come ce ne sono tante altre. Comunque, questa cosa dei diritti, bellissima, però Sì, secondo lo me poteva servire anche a far concentrare gli eventuali fan su di lui e non pensando, oh mio Dio, c'è Legolas! No, hai ragione. Secondo me, io ci ho pensato, allora, io da fangirl di casca che sono, all'inizio ho detto: no, dai, ma che palle, speravo che si vedessero, dai, almeno di svista le sue creature, no? I personaggi Certo. un pochino. Poi quando appunto ho visto che si vedevano solo proprio così queste abbastanza indefinite, sono rimasta un po' delusa. Però effettivamente, come dici tu, dopo ho letto questa cosa dei diritti. Ora che mi ci fai pensare, effettivamente hai ragione, sarebbero state un po' distraenti, veramente, Sì, devo dire la cioè, verità. perché comunque era appunto un film sulla sua vita, che ci sta anche la vita letteraria. Ma quindi il punto di vista dell'interesse sul linguaggio è molto molto Sì, marcato. era l'ultimo punto che volevo analizzare, che Ah, il secondo me è stato il terzo più tema, bello. Sì, certo. il terzo tema, esatto, che secondo me è il più bello, è quello dei suoi studi, della sua scrittura e dell'amicizia, perché le ho raggruppati tutti in un unico tema? Perché la questione, diciamo, della sua passione per la scrittura e per le lingue viene sviluppata quando lui inizia ad andare a scuola. Perché cosa succede? Adesso, no, per non fare spoiler, insomma, particolari, se qualcuno non avesse visto il film, lui a un certo punto si trova una brutta situazione, e dopo questa brutta situazione riesce economicamente a riprendersi, ok? Perché viene mandato in una famiglia ricca, fondamentalmente, che si occuperà di lui e di suo fratello, e quindi frequenta delle scuole, diciamo, di un livello piuttosto alto. Certo, sì. Ma lui Lì infatti lui. ha avuto, cioè, una vita un po' anche, non dico d'elite, però gli ambienti stimolanti non gli sono mancati, anche questo fa. Esatto, infatti ripeto che tutto è stato raggruppato in questo unico punto perché lui incontra proprio a scuola, cioè prima dell'università, insomma, da ragazzo, in questa scuola piuttosto prestigiosa, tre ragazzi che poi diventeranno suoi amici, e la cosa molto bella è che ognuno di loro ha un interesse artistico diverso, perché Ma io non abbiamo. ricordo adesso, è in quel frangente che lo incontra Lewis, che poi è l'autore delle Cronache di Narnia, si vede lui nel film o non si vede? No, non si vede. Peccato perché loro sono stati molto amici. Non si vede perché secondo me quella cosa lì è successa quando il film inizia ad accelerare e non, lui va in età adulta. No, secondo me non l'hanno messo perché hanno deciso di concentrarsi proprio sulla parte giovanile, abbastanza giovanile. No, lui qui incontra un ragazzo che fa il compositore musicale, cioè che è appassionato di musica e vuole fare il compositore.
un ragazzo che vuole fare il pittore e un altro che vuole fare il poeta. E lui che vuole fare lo scrittore invece di ro i romanzi, diciamo, no? O comunque il sia, o lo studioso di lingua, ma lui già lì, da così giovane, scriveva storie, ok? E quindi è stato molto, secondo me, molto bello e mi ha fatto molto ricordare l'attimo fuggente un po'. Sì, ma quest'ambiente c'è perché ti nominavo Lewis? Che, allora, devi Sì. capire una cosa. Io quando sento circoli letterari oppure quando parlano della scuola anche genovese, dei cantautori Sì. che si riunivano nei bar, a me viene la pelle d'oca quando sento Sì. queste cose, proprio Infatti, divento. ma infatti guarda, io ti dico che questo film avrebbe potuto parlare anche di un tizio inventato sconosciuto, cioè non per forza Tolkien, qualsiasi ragazzo, Sì, qualsiasi è lui scrittore, con. che mi No, sarebbe piaciuto uguale. ma lui con Lewis, che poi ne fece proprio parte anche il fratello maggiore di Lewis è il figlio di Tolkien, Sì. che non mi ricordo come si chiama, forse Christopher, Mi però. sembra che lui avesse 3-4 figli. Adesso Sì, vorrei di una quello che ha stupidaggine, comunque. pubblicato il Silmarillion postumo Ah, sì. è il figlio più famoso perché diciamo Sì. che i fan gli sono grati, Sì, ovviamente. certo, giustamente. Praticamente facevano parte si chiama Inklings, è un'altra parola inventata, quindi potrei stare sbagliando perché non è che ha un significato che tu magari la associ. E quindi loro si riunivano, era un circolo, cioè un gruppo di discussione letteraria, diciamo. E quindi Sì, è la fondamentalmente. stessa cosa che capita poi in questo film, comunque. Sì, allora può darsi che fosse un riferimento anche a queste, le ispirazioni non gli sono mancate e per questo rompo le palle per il discorso di Harry Potter, perché bisogna capire che possono essere tutti bravi scrittori, però Tolkien, oltre a essere uno scrittore, era fondamentalmente un accademico, uno che studiava la letteratura. Poi tu puoi scrivere benissimo, ma non essere un accademico, cioè ognuno ha Sì, le sue. ma infatti poi si vede che questa amicizia tra questi ragazzi si protrae anche all'università, addirittura quando lui da un corso passa a quello appunto delle lingue di filologia, no? E quindi questa cosa si vede molto, che lui, anche se amici dicono, no, ma perché non ti eri iscritto lì dall'inizio? Cioè adesso devi fare il cambio di corso perché si vede proprio che era la strada per te di qua e di là, anche perché cosa succede? Lui, loro sono tutti figli di ricchi, tranne Tolkien che è stato adottato da una famiglia, diciamo, benestante, no? Quindi tutti questi altri ragazzi che hanno queste aspirazioni artistiche non possono, cioè, loro cosa fanno? Fanno questa specie di festa, appunto, come l'attimo fuggente, perché non possono farsi vedere interessati a queste cose artistiche dai genitori, dai compagni, ma tutti che vogliono diventare magari Un avvocati classico o... meme. Il classico meme, esatto, L'autore che di imposti. il lavoro imposto dal padre. Sì, Classico meme. esatto. E quindi loro fanno tutto di nascosto, cioè diciamo fanno tutto di nascosto e si contaminano a vicenda, ognuno vuole vedere i lavori degli altri, quindi il lavoro poetico, il lavoro artistico, il lavoro musicale, il lavoro di scrittura di Tolkien, insomma. A me, ecco, ti dico, quella parte lì è stata la più bella proprio perché c'era questo il discorso del club, capito? Il discorso del Sì, club segreto e artistico che secondo me vuole anche un po' veicolare il messaggio di cui parlavamo poi l'altra volta dell'arte un po' salvifica, perché questi ragazzi vogliono discostarsi dal destino che i genitori hanno diciamo, dato a loro per portare avanti le loro passioni, che in questo caso sono di natura artistica. E purtroppo appunto poi, adesso non voglio fare spoiler, però ecco, diciamo che è molto difficile, era molto difficile andare contro un genitore, mentre invece Tolkien, che era solamente stato adottato e a una certa età lui si svincola dall'adozione perché diventa maggiorenne e si può diciamo mantenere da solo, lui effettivamente invece riesce a coltivare quello che è stata poi la sua passione, quello che poi l'ha portato a essere così noto Certo, fondamentalmente. sì, assolutamente. Quindi Ma io lo consiglio il film, sì, lo consiglio sia chi è interessato a Harry Potter, sia chi non lo è, sia chi è già appassionato, sia chi lo conosce, sia chi non lo conosce. Io mi sento di per dire questo. me, cioè, bisogna uscire dal legame Tolkien Signore degli Anelli, oh mio Dio, Sì, oh mio Dio, sì. la saga, oh mio Dio, Legolas, Orlando Bloom, quanto sei buono.
Vabbè, cioè uno lo può sempre dire, no, ok, no, però anche io non si deve dire assolutamente, però bisogna capire che, di chi si sta parlando. Io è lo sì, dico sì. Che non sono fan della saga, quindi se lo dico io non è che dice ah, lo sta dicendo una che c'ha l'unico anello, la collana di Arwen che le indossa come portafortuna all'esame, perché conosco tante persone che lo fanno, che sono talmente fan che si mettono l'unico anello proprio per fare gli esami. Non è il mio caso. Anche se l'avessi fatto per l'esame di letteratura latina, il mio professore magari mi avrebbe dato un voto. Però non l'ho fatto per onestà intellettuale. Non mi piace fare la poser. Beh, dai, ti stavo, ti capisco. No, sto scherzando. Allora, se tu non hai altro da aggiungere... No, sì, io ho finito la mia così breve analisi e direi di passare alla tua, e sono molto curiosa. Diciamo che noi abbiamo parlato del genere fantasy, genere letterario, ma poi anche cinematografico, dicendo che è un genere a volte, e che anche io in giovane età, il giovanile errore, come direbbe Marca, in giovane età anche io ho disprezzato. Però secondo me esiste anche un altro genere che viene un attimino sottovalutato e disprezzato, e mi capita sempre, questa cosa mi capita di notarla sempre quando magari mi chiedono quali sono i miei film preferiti e io annovero tra questi Re Leone e mi rispondono ma no, dicevo film veri. E io quando mi dicono così dico ma perché, che cos'è fatto Darian? La pellicola vuota così che va. Quindi partiamo dal presupposto che il film d'animazione è un film a tutti gli effetti, poi naturalmente... E tra l'altro, scusate, posso fare l'unica, dopo non ti distruggo più, no, l'unica no, postilla. Vabbè, cioè, senso a fare il podcast a due e devo fare il monologo. Questo no, facendo perché... la tesi sul dialogo, ti immagini ti dico come palle. No, non puoi parlare. No, perché io mi triggero, perché in realtà l'animazione non è che sia un genere cinematografico, è un metodo in cui viene realizzato il film. Quindi anche quando i giornali danno a un film d'animazione come genere animazione, in realtà è sbagliato, perché certo, un film certo. d'animazione è fatto con le animazioni, che possono essere in 2D o in 3D, e ha come genere, non so, romantico, fantasy, avventura, però il fatto che sia d'animazione non è un genere, questo è universalmente noto, ma le persone in realtà anche appunto... in quei giornali dove ci sono le recensioni viene definito come genere, cosa che non è affatto, e quindi capisco il tuo atto nei confronti delle persone che quando tu dici Re Leone non ti triggerano, no, ti dovresti triggerare tu. Esatto, no, per carità, questo, ma poi è un problema il fatto che sia un pregiudizio molto occidentale, perché nell'Oriente, sì. tu lo sai pure, forse meglio di me, il film d'animazione è concepito come un qualcosa di del tutto simile a un film normale, anzi è in Giappone specialmente il film con normale intendo con gente in carne e ossa, non è del gergo. Esatto, non è molto diffuso. E il problema qual è? Qui ci sarebbe da fare tutto un discorso lunghissimo, sintetizzo, che a causa della censura che ha imposto questi film d'animazione come genere esclusivamente per bambini, si ha questa discriminazione. Però sì. Esistono film con un target, ma anche film in carne ed ossa che hanno il target per dei ragazzini. Dico una sciocchezza, mi piace, ma lo dico, High School Musical è un film per teen, non è un certo, film certo. Intendi, poi che arrivo io che ho 23 anni e voglio dire che sono Zac Efron perché mi ricordo i tempi andati, quello è un altro discorso, però è un film che è ambientato al liceo, che affronta, ho fatto una maratona di recente su Disney Plus, ho visto con un occhio diverso, quasi pedagogico, vedendo che affrontava certe tematiche importanti, tipo le famose etichette, lo status quo, tu devi essere cheerleader, tu devi essere secchione. Queste sono problematiche che un adulto ormai si pensa dovrebbe aver già superato ampiamente.
Quindi ha un indirizzo TIN. Allo stesso modo, un film d'animazione può avere un indirizzo per l'infanzia, anche insomma, Peppa Pig è un Sì, film. certo, ma io penso che ogni cartone abbia il suo target, cioè nel senso, come dici Esatto, tu. sì, ma il target oltretutto è normale che ci sia, però è anche vero che esistono, e le fiabe ce lo insegnano, delle opere che sono, anche se hanno in teoria un target, possono insegnarci sempre. Allora sì, i film Disney sono finalizzati ai bambini, però poi tu da adulto lo guardi e vedi altre cose. Per esempio, un bambino non pensa alle similitudini tra il Re Leone ed Amleto quando guarda il Re Leone. Non... Certo, però dà già dei messaggi tutto di un certo livello che può, il bambino li apprende in un modo, l'adulto li percepisce in un altro, quindi. Diversa è la situazione per il genere di film che ho scelto io, appunto il genere, che è La forma della voce, che è un anime movie. Quelli sono dei film che già sono concepiti per un pubblico adulto, perché io personalmente a un bambino La forma della voce non lo farei mai vedere, perché non è, cioè, dipende anche dall'età, dalla maturità, ma io lo farei vedere, penso, dai 16 anni in su, sinceramente. Non andrei molto giù perché ci sono cose, perché in breve La forma della voce è una storia fondamentalmente incentrata sul bullismo, però anche se è il tema principale, quindi di questa ragazza che è bambina, anzi, perché noi li vediamo prima bambini e poi un attimino più grandi, forse frequentano le superiori, poi la numerazione della scuola giapponese è una roba difficilissima che io non capirò mai, sesta classe. Settima classe, quindi magari sto dicendo cavolate, però comunque è una ragazzina sorda che inizialmente molto, per molto tempo viene presa in giro e bullizzata per questa sua caratteristica. Ora, questa tematica molto così, stile non fare il bullo, può sembrare una cosa banale, però il punto è com'è sviluppata la cosa, che fa sì che sia davvero da stupidi poter pensare che La forma della voce sia un film per bambini perché c'è l'animazione, perché si tratta moltissimo anche il tema del suicidio, che io non credo che in un film per bambini qualcuno lo inserirebbe mai, ma non per qualcosa, semplicemente perché il suicidio è un concetto con cui già gli adulti hanno difficoltà a fare a pugni. Pensa a un bambino, gli metti No, davanti. guarda, banalmente io ti dico che quello che ho capito, la parola proprio suicidio cioè è bannata in un sacco di cose, tipo YouTube, nel Sì, senso ti demonetizzano il video, cose del genere, ma quindi guarda, figurati. te lo dico per esperienza, io facciamo pubblicità, io scrivo per R3M, un sito di musica, Link in descrizione con la pagina articoli. e come sempre succede, cioè la musica di cui parlo io e di cui si parla nel sito è rock, metal, immaginati quante canzoni con questo tema la musica di questo genere ha fatto, quante canzoni sul suicidio. E mi sono ritrovata a dover fare, a proporre un articolo su una canzone dei Disturbed che poi cita Yotobi in un suo video, Inside the Fire, lui la loda perché trattano il tema del suicidio in maniera originale, e mi è stato detto di non dire, di non mettere quella parola nel titolo perché Google... Sì, te lo butta giù, cioè, non te lo fa vedere, te lo Sì. nasconde il più possibile, fondamentalmente, cioè, anche io lo sapevo. Sì, te lo butta giù, se non te lo mostra o te lo nasconde comunque il contenuto che hai creato con quella parola. Esatto, oltretutto io ho persone di mia conoscenza, mie coetanee, anche più grandi, che mi hanno detto che hanno droppato, per dirla con un inglesismo, La forma della voce perché lo reputavano pesante, alla faccia del film d'animazione per bambini. Cioè, se lo droppi perché è pesante, tu droppi, senza offesa per il genere, ma magari ti droppi il film di Truffaut. Non ti... Sì, dai, nel senso Io non lo concordo droppo con nemmeno, te. magari, però La forma della voce non lo droppi.
Quindi, in poche parole, il punto fondamentale è che è un film impegnativo che a me è piaciuto molto perché nel suo sviluppo lento, voluto, ti fa capire il punto di vista di tutti, perché non è il film che ti fa vedere il vittimismo della ragazzina che, poverina, viene bullizzata, eccetera, ma lei conserva sempre la sua gentilezza e poi tutto il film si concentra di più sulla figura del bullo, quindi è una cosa molto particolare, cioè non viene fatta spesso. Soprattutto perché a volte si tende a fare le cose bianco o nero, che a me non piacciono, perché una volta, sempre, io cito sempre i miei professori universitari, ma non dico né nome né niente, quindi non è per ruffianare nessuno. Il mio professore di storia delle chiese una volta disse che la storia non è o bianca o nera, ma è un arcobaleno. Ora, secondo me questo paragone può essere attribuito alla vita, cioè non è che il bullo è bullo, quindi è cattivo, quella poverina è la vittima, quindi lei è buona e quindi il bullo resta cattivo e la tipa resta buona. No, il bullo avrà dei suoi meccanismi, che in questo caso, almeno per come l'ho interpretata io, poi non so come l'hai interpretata tu, sono dovuti al fatto che lui si senta in difficoltà di fronte ad una persona diversa, ma non perché la discrimina, ma perché è un bambino e quindi non riesce a capire cosa deve fare, il silenzio di lei lo mette a disagio e alla fine per me non è nemmeno lui il peggiore della situazione, ma per me il personaggio peggiore è la compagna di classe, si vede questa compagna che con lei è tutta gentile davanti e poi alle spalle la sparla, la tratta malissimo. Per me quella è l'immagine della, Sì, come dire. io sì, ti posso dire che comunque ne avevamo parlato anche l'altra volta, non so se ti ricordi, penso di Sì, sì, certo. che comunque anche adesso nelle scuole sono state organizzate le giornate contro il bullismo, comunque si fanno progetti sul bullismo, cyberbullismo, eccetera. Quindi comunque è un tema molto trattato e quello che succede nel film in realtà è un po' anche quello che succede nella realtà. Cioè, te lo posso confermare da insegnante, ecco, insomma. Che lo Oltretutto. vedo, sì, lo vedo tutti i giorni, dai, ecco. Poi ovviamente ci sono situazioni peggiori, situazioni migliori, cose più critiche, cose meno critiche, però come c'è la persona che non sa reagire perché non sa proprio come fare, cioè non ha gli strumenti, non gli sono stati forniti gli strumenti. Non sono stati educati alla diversità. Sì. Mettiamola Esattamente, così. non avrei potuto dire meglio. Ok, ora mi sento importante. No, ma veramente, cioè, se non ci sono stati forniti gli strumenti per affrontare questa situazione, che invece dovrebbe essere tranquillamente normale, e quindi si ha una reazione, oppure un altro genere di persona può essere quella che invece, purtroppo anche lì per mancanza di educazione all'empatia, in questo caso io direi, non so se si può dire così, semplicemente trova soddisfazione nel tormentare un'altra persona, o come sempre come accade nel film, farsi vedere in un modo gentile, magari essere anche davanti agli insegnanti, così dici no, mi accaparro delle, no, dei complimenti, e poi in realtà dietro dire feste corna, insomma, capita Assolutamente, di tutto. sì, Quindi. assolutamente. Poi c'è anche da dire che il ragazzo in sé, alla fine, tu all'inizio lo odi perché lui è cattivo, eccetera. Poi ti fa pena perché la cosa più bella del film per me è l'idea delle persone tutte barrate con la X. Questa cosa è geniale, cioè quella sorta di incomunicabilità con le persone, che ti fa sentire sempre solo, sempre inadeguato. E poi quando lui inizia a stringere amicizia con qualcuno, quella X sparisce. È una sensazione che a volte ho provato anche io. E tra l'altro, scusa, mi ha ricordato la copertina dell'album One X Days. Sì. Parentesi idiota, scusa, però No, no, devo dirlo. lì naturalmente si riferisce al conformismo, ma anche alla solitudine Sì, interiore. esteticamente mi ha dato questa Sì, impressione. ma poi quella copertina è meravigliosa.
al di là Sì, dell'album che mi piace pure. Quindi, nel senso, questa cosa, l'unica cosa che non mi è piaciuta del film, ma perché non era loro interesse approfondirla, e poi hanno dipinto una realtà che esiste, è l'indifferenza degli insegnanti, cioè bellissimo. L'insegnante che dice, ah, non so, non mi ricordo come si chiama lei, sono stati rotti gli apparecchi acustici. Non è che gli dice, per esempio, ragazzi, ma perché è successa questa cosa? Ma voi dovete, bla bla. No, cioè, così, senza niente, così, sono stati rotti gli apparecchi. Quindi lei, insomma, da insegnante sta anche a te, appunto, educare alla diversità. Anche i genitori in questo, tipo la mamma di lui, che a me fa una simpatia incredibile, però si limita ad arrabbiarsi con lui, non è che gli dice, gli spiega, ma perché hai fatto così, ma perché ti sei comportato in questo modo, qual è il problema, devi capire che lei. No, fortunatamente lui è un personaggio con una sua coscienza e quindi lo capisce da solo e non faccio più spoiler. Però se non fosse stato così, sarebbe stato diverso, ecco. Il problema è cioè, il problema della realtà è esattamente questo, cioè che secondo me è così. Ovviamente tu dipende sempre che insegnante ti trovi davanti. Stato attuale, per la mia esperienza, che comunque è molto breve per adesso, però quello che voglio dire è che gli insegnanti adesso hanno proprio delle formazioni apposite. Come dicevi tu, l'educazione alla diversità, l'inclusione, cioè la scuola inclusiva, tanto cose che hai studiato anche tu per, immagino, Pedagogia, sì. didattica e pedagogia. Ed è giusto che sia così, e infatti la maggior parte degli insegnanti di adesso segue questa linea. Ovviamente nel film ci può stare che comunque ti devono, dai, comunque smuovere in qualche modo la coscienza, dove non c'è una particolare empatia da parte degli insegnanti. La realtà che io ho vissuto in questo poco tempo, ho prestato molta attenzione in queste cose, e anche nel comunicarlo con i vari genitori, sia di chi magari subisce, sia di chi invece provoca, ok? Però Certo. dopo lì sta sempre purtroppo al genitore, nel senso che l'insegnante si inserisce a un certo punto nella questione e spera che il Diciamo che genitore. queste cose sono successe in classe, quindi dentro la classe l'insegnante quantomeno può stare un attimino più attento, tipo che ne so, suona la campanella di ricreazione, per dire, invece di uscirsene dalla classe a fumarsi la sigaretta. Monitora un attimo la situazione, sapendo che c'è quella ragazza che ha difficoltà, la butto lì. Poi miracoli non ne può assolutamente fare, anche perché io non credo che siamo, cioè, che la sgridata serva a niente se il ragazzo non ha poi un ambiente. Questa cosa deve essere perseguita anche dalla famiglia, questo è il problema. Cioè, deve Esatto, essere, esatto. cioè, bisogna continuare a parlarne, e non è che è la sgridata cosa, cioè è il sedersi e il parlare, ok? Ma Sì, anche che solo non sia a scuola. la risposta classica dell'insegnante, vabbè, sono ragazzi, oppure del genitore, vabbè, ma sono ragazzi, e vabbè, niente, No, no, infatti, no, 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 assolutamente. Però ti vabbè, te lo dico. metto dove dico io, e vabbè. No, infatti, ma anche perché sono cose comunque molto, cioè, a volte capitano anche cose gravi e che poi dopo devono essere, cioè, spiegate, devono essere, insomma, e soprattutto, come si dice, colpiscono una persona per tutta la vita, fondamentalmente. Cioè, almeno io ne so qualcosa per esperienza Tutti ne mia, sanno quindi. qualcosa, credo, quindi ci sta assolutamente. Comunque, mi sembra di aver capito che abbiamo approfondito la vita di un autore e d'altra parte poi abbiamo approfondito le vite di tutti noi, perché il secondo film è più quotidiano, mettiamola così. È verissimo, sì, sono d'accordo. È esattamente quello che è successo. Esatto, io direi che per questa puntata cinematografica possiamo, direi chiudere il sipario, ma sarebbe stato meglio
dire così quando abbiamo parlato delle opere teatrali. Però vabbè, ci accontentiamo. E quindi che cosa facciamo? Li salutiamo? Sì, vabbè, cosa fai? Non li salutiamo, cioè. Cioè, poi è bullismo il nostro. È chiaro Esatto. che io scherzo, ma so benissimo che il bullismo è una cosa seria. No, io faccio il disclaimer. No, va bene, abbiamo parlato apposta anche per, insomma, anche per questo, proprio perché è una cosa seria, penso. Esatto. Sentiamo entrambe. Esatto, va bene. Allora, buon film. Naturalmente avete capito che la forma della voce va visto in una giornata in cui non sei particolarmente depresso o triste, perché depresso può essere un'iperbole eccessiva, perché se no ti spari. Quando Beh, ma magari anche un altro qualsiasi anime movie, magari si può aprire un interesse su quella traccia, su quella linea che è sempre faremo interessante. una puntata anche su quello, parleremo dello studio Ghibli, magari. Sì, se è capito che si spazia in mille cose. Evviva! Va bene, allora buona fase 2, buona fase. Speriamo di non tornare alla 1, la chiamo io così. Esatto. Beh, facciamo gli ottimisti, dai. Sento anche il tuo microfono che va molto meglio rispetto a prima. Forse te lo senti proprio nell'anima, perché Sì, ti sento è nel mio perfettamente. cuore, nel senso che è proprio contro il mio esterno, hai presente? Certo, Sta perfetto. perforando la gabbia toracica. È una, come si dice, sta diventando un'estensione di te stesso. Madonna. Cioè, su No. Messenger avevamo il trillo. Chi Sì, l'ha è mandato? vero, ma che cosa mi hai fatto venire in mente? Fastidio! Io magari stavo Sì. scrivendo un messaggio, magari litigavo, quindi era un messaggio di Tutto quelli, eh? concitato. Perché io tipo, che cazzo Comunque che boomer, cioè vuoi? veramente. Mamma mia, siamo due boomer. È Magari, uguale. non so, se per un problema di varietà di voci, direi se introduco io, parli prima tu, solo per Va quello. bene, Non sì, va perché ti benissimo. voglio No, bullizzare. no, va bene, no, 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 ma figurati, va benissimo. Tanto in tutti questi blooper si vedrà che mi stai già bullizzando. Madonna. Non è Insomma. vero. No, va bene, dai, tanto ti ho detto, io avendo le cose, i punti, riesco a organizzarmi meglio. Diciamolo che vale studiata. Certo. È studiata. Allora, direi che questa l'abbiamo, Portata a come casa. si dice, portata a casa, meraviglioso. No, vabbè, non avrei saputo dirlo meglio io stavolta.